Siete pronti a vivere la frenesia di Call of Duty? Però in un gioco ambientato nel mondo reale. Sono stato in Toscana ad assistere alle finali nazionali PCR. Una specialità denominata pattuglia a corto raggio, un combat a scenari fuori di testa, adrenalinico e gigante, ambientato sia di giorno che di notte, come gli schemi di Call of Duty, messo in piedi da un'organizzazione di giocatori di Airsoft chiamata Federazione Italiana Gioco Tattico. Se non avete mai visto una cosa simile, preparatevi una serie di video che vi faranno capire nel dettaglio cosa si vive in un evento del genere. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la prima puntata. Ciao Limpalinati, il tempo non promette niente bene, ma partiamo lo stesso per la Toscana e per la precisione dalle parti di Pistoia. E andiamo a vedere la finale della pattuglia a corto raggio della Federazione Italiana Giochi Tattici. Ogni volta che parto per uno di questi eventi mi chiedo quali sorprese e novità mi aspettano, perché la Figiti riesce sempre a stupirmi. E a volte ho molto tempo per pensarci. Alla fine arrivo a Pistoia e raggiungo una tenuta pazzesca che si chiama Villa Cappugi. Ed eccoci arrivati a Hotel Villa Cappucci. Siamo qua e adesso vado a trovare una persona con la quale mi sa che dovrò condividere questi giorni. Arthur è responsabile per i social della federazione, oltretutto è un mio compaesano e quindi figurati. Però rispetto a me lui è molto responsabile. Ad ogni modo l'hotel è stata una bella sorpresa, in un attimo ho fatto il check-in e ho avuto la stanza veramente grandi. Anche questo è un altro valore aggiunto degli eventi FGT. Ogni volta le strutture ricettive sono uno spettacolo e ti senti un re. Ho un déjà vu. Allora, qua prendiamo la situazione video. Ok, check-in effettuato, prendiamo la carta e andiamo a vedere il test army. Chi si incontra? Come mai? Allora, cosa hai da fare? Perché martedì andiamo a Taiwan insieme, vieni. Ma vengo anch'io. No, dai, allora andiamo a Taiwan. Andiamo a Taiwan. No, dai, ok. Stai. Bene, tutto a posto. Allora, io ci ho provato a filmare con questa telecamera, ma l'acqua sta diventando veramente insistente. Andiamo a cambiare telecamera. Boom! Quella di Taiwan è un'altra storia che vi porterò presto sul canale, ma una cosa per volta. Devo andare là? Vado! Addio. Madonna, ma perché? Sono proprio un pirla, sono un coglione. Io sono un pirla, sono un pirla. E qual è il gazebo? Era questo? C'è nessuno. Ah, laggiù! Porca s***a, sulla destra! Ci sono marce! Sembra un matrimonio! Biro, dai! No, ma infatti l'ho già fatto, grazie! Abbiamo messo i bollini a canotto! Marce! Madonna! Test army! Dicevo, qua i ragazzi vengono controllati dalla federazione. Guarda che sistema di testarmi che hanno fatto con i tubi, così i pallini vanno giù. Fichissimo, chi è che ti ha inventato sta cosa? Ma piove? Piove, decisamente piove. Testarmi è un passaggio obbligatorio per assicurare che le potenze dei fucili rispettino le linee guida. I fucili e le pistole vengono testati attraverso un'apparecchiatura che serve proprio a rilevarne la potenza e poi vengono applicati i bollini di certificazione da avere per tutta la gara. Inoltre si tratta di un'occasione per ritrovarsi e raccontarselo un po'. Insomma, un po' come in qualunque hobby, dai.
Quello delle repliche di armi è un mondo pazzesco e si vede di tutto, customizzazioni, accessori. È un mondo senza fine che dà modo a tutti di scegliere lo strumento adatto secondo i propri gusti e esigenze. È un mondo in cui letteralmente ci si perde. Ovviamente ho scelto il momento peggiore per venire adesso, per fortuna che è un po' fermato. A momenti sta uscendo il sole. Ecco altre squadre che arrivano. Vabbè, vabbè. Un Max. Quella. Tutto bene? L'hai presa? Che si sente bello umido? No. Per niente. Sì, bagnato direi, ma appunto vista la struttura in cui ci hanno ospitato è stato quasi un piacere farsi una doccia calda e asciugarsi perfettamente, coccolati e riveriti. Intanto nella hall incominciavano ad arrivare i giocatori e piano piano la situazione si è animata. Due chiacchiere, un aperitivino, due aperitivini, un'intervistina e poi tutti carichi per la presentazione e il brief. Un altro passaggio in cui, come nei videogiochi, potete vedere gli antefatti in un video di presentazione, appunto, e informarvi sulle tipologie di obiettivi, potremmo dire gli schemi. Sicuramente sono stati due anni intensi, sforzi anche economici, perché per portare a termine un campionato, un PCR, bisogna andarci a giocare, bisogna partecipare, bisogna organizzare arbitraggi, mica arbitraggi, regole, questioni e via discorrendo. Quindi sicuramente per nessuno di noi è semplice portare a casa questo risultato, però come sempre grazie a voi e a noi riusciamo sempre a chiudere la PCR della finale PCR. Tutto è scritto in quello che viene chiamato book e rivisto insieme per togliere qualsiasi dubbio a tutti. È vero che nei vostri GPS, come avevate inserito i punti, se vi è stato chiesto di utilizzare il singolo nella fase urba è perché noi facciamo il traffico, deve fare sì. Non importa farla nella modalità più stealth possibile. Pensate oltre alla classifica, al divertimento. E poi abbiamo anche la presentazione dei team partecipanti. Comitato Regione Liguria, squadra Salda, Papa 2. Comitato Regionale Campania, squadra Gruppo d'Azione. Comitato Marche, Cassero BSB. Comitato Regionale Toscana, Mondo Sultai. Fase boschiva, voi come sapete avrete la portata a termine 7 obiettivi. Quando salirete troverete quel manifesto là, l'Italia che gioca di colore blu, che indicherà l'ingresso per andare ai parcheggi. Sapete che avete dei parcheggi assegnati, là dove arriverete nel tempo previsto, perché lì vi dovrete preparare per poi essere accompagnati in questi, chiamiamoli, luoghi di infiltrazione. Dopo tutto l'impegno che i ragazzi ci hanno messo, e vi assicuro, domani ne vedrete delle belle e sicuramente uscirete col sorriso, perché è molto bello anche l'urbano, cioè sarà giocabile, divertirete. Quindi loro si sono veramente dedicati al massimo per il vostro divertimento. Ovviamente c'è dell'agonismo, perché qui decreteremo il campione d'Italia della specialità PCR. Quindi ci sarà comunque serietà da parte di tutti, da parte sia dell'organizzazione, da parte della classe arbitrale, da parte nostra. Bocca al lupo a tutti. Stiamo entrando con le squadre per vedere parte di combat nel boschivo. Occhio, occhio! Siate interpretati. Poi ci si sposta nella zona urbana e lì sarà veramente molto interessante.